Ok ragazzi, mazzo di carte, si fanno due porzioni uguali, per esempio 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Ok, benissimo, primo spettatore mescola la prima porzione, si guarda l'ultima carta, in questo caso il Jack di fiori, noi ovviamente non lo sapremo, il secondo spettatore mescola la seconda porzione, taglia, guarderà per esempio la carta 7 di cuori, mette sull'altro mazzo e chiude sull'altro. Quindi metteremo a te, divideremo il mazzo in due porzioni uguali, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, ok. Andiamo avanti e metteremo le carte 2 a 2 pregando lo spettatore di dirci di stop quando vedrà una delle sue carte qua. Quindi, che boh, non mi ricordo qual era. Ah, un Jack di fiori, se ben ricordo, sì. E l'altra doveva essere il 7 di cuore. Carfulvs. Anche se onestamente io questa routine credo di averla già spiegata a nome di qualche altro, e dirò ancora di più, forse la ripubblico fatta ancora a nome di qualche altro, per cui non lo so se sta storia della paternità di ogni effetto ancora possa reggere, perché più si va avanti, più si scopre che una stessa routine è stata prodotta da diversi nomi che si sono accreditati comunque il progetto. Non saprei che dire, che pensare. Comunque, andiamo a vedere questa versione di Carfulvs. È semplicissima, cammina da sola, ragazzi. Andiamo. Mazzo di carte dalla quale prendiamo 2, 4, 6, 8, due gruppetti di 8 carte, 2, 4, 6, 8, possono essere pure di 10, 12, 20, 3, l'importante è che siano due gruppetti uguali. Il primo spettatore mescola e dovrà quindi ricordarsi l'ultima carta, 8 di picche. Mettiamolo così, faccia in alto. Il secondo spettatore taglierà una porzione dalla sua seconda metà. Guarda la carta sottostante, che mettiamo sempre faccia in alto, e la pone sopra il mazzetto del primo spettatore. Quindi raccoglie il tutto e lo pone sulla parte restante del suo mazzetto. Ora cosa succede? Dobbiamo invertire le prime 8 carte, con la scusa che diciamo di voler separare in due metà il mazzo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E giriamo faccia in alto le rimanenti 8, che possiamo contare però senza invertirle, 2, 4, 6, 8. Ora basterà portare via una carta alla volta, invitando uno spettatore secondo quale abbiamo girato di faccia, dirci stop al momento che vedrà la sua carta. Quindi noi andiamo avanti, in questo caso la sua carta è girata, ci dirà stop e vedete come corrispondono le carte scelte. Non so che altro dirvi, perché questo va proprio da solo, funziona da solo, ragazzi, quindi provatelo un attimino al volo, sai, quei giochi salva serata, come si dice, insomma, quando all'ultimo secondo ti esce qualcuno e ti dice dai, ci fai vedere in effetto, questo qua va più che bene. Ciao, alla prossima!